Buongiorno a tutti, ecco qua, oggi il nostro obiettivo è quello di trasferire ad un robot, in particolare Spike Prime Lego Education, vedete, eccolo qua, delle competenze di musica e di arte. Naturalmente insieme alle competenze di musica e di arte ci sono tutta una serie di altre discipline che collaborano appunto a strutturare queste competenze. Naturalmente la matematica, i numeri, immaginatevi appunto la musica, la partitura naturalmente ha un tempo, un ritmo e quindi una frazione che esprime in realtà un ritmo da rispettare con la durata dei suoni, delle note e delle pause, e poi anche un concetto più scientifico sulla fisica dell'acustica e del suono. E abbiamo, per esempio, degli oggetti molto poveri, coperchi, vedete una borraccia, e adesso capirete perché, e anche della frutta. Guardate, eccoci qua. Bene, Spike Prime, velocemente, abbiamo utilizzato tutto. Guardate, abbiamo utilizzato il sensore infrarossi. Scusate, ma è impaziente il robot di imparare a suonare. Il sensore colore di Spike, abbiamo il motore grande, il sensore touch di Spike, i due motori piccoli, naturalmente, ecco qua, l'hub di Spike. Innanzitutto proviamo a vedere se riusciamo a prendere la stazione che vogliamo prendere, cioè appunto via radio, perché vogliamo poi suonare qualche canzone. In particolar modo l'esperimento è su Guantanamera, vediamo se riusciremo poi a farlo. Facciamo partire l'antenna, l'antenna è partita, direi che appunto il canale l'abbiamo preso. A questo punto, allora noi possiamo iniziare attraverso anche, vedete, appunto un riconoscimento del colore, quindi comunque attraverso anche la banana, eccola qua, semplicemente che rappresenta il colore diciamo impostato sul sensore, il giallo. Vediamo se riusciamo a far partire uno dei due plettri. Plettri, vedete, che abbiamo costruito con queste due braccia costruite ad hoc per far sì che naturalmente possano stimolare le corde della chitarra e quindi appunto farle suonare, farle vibrare. Allora andiamo subito a vedere se funziona. Direi proprio di sì. Ecco, vedete, sta funzionando molto bene. Il giallo viene rilevato dal sensore e vediamo se riusciamo quindi a far suonare la chitarra al nostro robottino. Allora proviamo, proviamo. Ovviamente io devo dare una mano al robot. Bene, direi che secondo me questo primo esperimento è riuscito, sta suonando anche con qualche, vedete, con qualche effetto acustico. Prendiamo per esempio la borraccia, proviamo ad andare a lavorare sull'acustica. Beh, direi proprio di sì, eh. Guardate, proviamo ancora anche l'effetto Charleston con un coperchio, guardate. Perfetto, anche questo sta funzionando. Ma adesso attiviamo anche l'altro braccio, l'altro plettro, utilizzando semplicemente un mandarino perché lo posizioniamo davanti al sensore infrarossi. E quindi, come vedete, anche l'altro braccio, eccolo qua, sta arrivando, comincia ad essere stimolato. Quindi abbiamo impostato naturalmente un tempo e un angolo che poi vedremo bene con calma domani durante la videoconferenza del MacLearn, del Mac Fair di Roma. Abbiamo impostato dei dati e dei valori per poter provare a cantare. Vediamo se riusciamo con degli accordi. Guantalamera. Guanita Guantanamera, Guantanamera, Guanita Guantanamera. Bene, certamente dovrò prendere anche io lezioni di canto perché non sono bravissimo, però Spike mi ha aiutato di sicuro a suonare. Benissimo, a domani 14:30, 15 Make Learn, l'appuntamento con Campus Tour, Rodolfo Galati e soprattutto Spike Prime e la sua chitarra.